Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. 27esima giornata del campionato di eccellenza, girone B, tra pochi minuti in campo. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, gli arbitri il signor Gallo di Castellammare. Il calcio d'inizio sarà della Battipagliese. Si parte. Il cross di Consiglio, di testa Campione non ci arriva, la palla arriva fuori, arriva il tiro di De Giorgi, palla altissima sulla traversa per Troiano, il tiro di Troiano e la parata. Manzo attaccato da Pannariello, il cross di Manzo per Campione che di testa la mette alta sulla traversa. La palla però viene presa ancora da Manzo al limite dell'area, il cross e la palla, il colpo di testa di Campione al settimo minuto di gioco, sfiora. Troiano serve Campione che la palla invece è troppo lunga, il tiro di Campione, la palla fuori di poco. Il cross, la palla viene colpita di testa e la Battipagliese passa in vantaggio con Consiglio. 20° minuto, il calcio d'angolo di Pasquale Manzo. Il tiro di Blasio e la parata. De Giorgi per un attimo tocca la palla, il tiro di Pannariello e la Battipagliese al 31esimo viene attaccata. Il cross all'interno per Campione e ancora il tiro fuori di Campione. 35esimo minuto, facilmente il numero 2 Perna, ancora Campione, attenzione il palo, qui è sfortunato Campione esattamente un minuto dopo. Finisce il primo tempo, un minuto di recupero, la Battipagliese conduce 1-0, ma l'incredibile è quanti gol si sono mangiati i ragazzi di Gerardo Viscido. Sono appena entrate in campo la Battipagliese ed il Sant'Agnello per dare inizio al secondo tempo. Il risultato vede in vantaggio la Battipagliese 1-0, rete al 20° del primo tempo di Stefano Consiglio. Per dare inizio il secondo tempo e la Battipagliese attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Si parte nel tentativo di lanciare in avanti Campione, sbaglia il passaggio, poi Campione riesce ad intervenire sul Carrano, il tiro di Campione. La stoppa, Manzo gliela tocca solamente, poi ancora Carrano è fortunato nel rimbalzo, Rago prende palla, il tiro di Rago e la parata di Zurino, 8° minuto di gioco. Sulla destra il cross per Campione e la gran parata e alla fine il raddoppio della Battipagliese al 13° minuto del secondo tempo con Eddie Campione. Il cross di Manzo, il colpo di testa di Campione, la gran parata di Zurino. Non ci dobbiamo accontentare, il tiro di Pannariello, il palo, incredibile, 16° minuto di gioco. Il rinvio d'Antico, la palla viene spizzata da Campione, Manzo e Manzo sbaglia il gol del 3-0, 25esimo minuto di gioco. Al giocatore Vanacore, De Giorgi, e che occasione ancora per la Battipagliese con Campione. Nocerino perde palla, Campione serve, poi attenzione, la terza rete della Battipagliese, ha segnato la Battipagliese con Pippo Blasio, 37esimo minuto di gioco. Per la Battipagliese con Pippo Blasio. Manzo attaccato da Nocerino, Manzo supera Aiello, entra in area di rigore, serve all'indietro Cappelli, è qui Contieri, sta facendo di tutto per non segnare, alla fine Contieri sigla il 4-0, 42esimo minuto di gioco. La grande giocata di Pasquale Manzo. La palla viene steccata da Campione che arriva sui piedi di Contieri, il numero 17 ha fatto praticamente di tutto per non segnare e finisce qua. La Battipagliese batte il Sant'Agnello per 4-0 e quindi ricapitoliamo le marcature: 20° del primo tempo Consiglio, 13° secondo tempo Campione, 37° secondo tempo Blasio, 42° secondo tempo De Giorgi. Noi diamo la linea alla regia.